cari telespettatori, un altro appuntamento importante in questo ciclo effetti economici del coronavirus in Europa, in Italia e poi a seconda, aggiungiamo talvolta quando intervistiamo personaggi specifici di alcune regioni, secondo dove va in onda, in Umbria, in Emilia, piuttosto che in Lombardia. Ricordo che queste trasmissioni vanno in varie televisioni regionali, ma vengono diffuse anche sul web attraverso varie piattaforme e quindi raggiungono tutta l'Italia. E il personaggio che abbiamo oggi, il nostro gradito ospite, è un personaggio a voi notissimo e che sta svolgendo, come fa sempre, alcune battaglie per orientare i provvedimenti economici, per dare dei suggerimenti, anche in maniera qualificata, perché è dotato di uno staff preparatissimo, non so se è un'associazione, un centro studi che produce dei lavori in termini di lavoro, previdenza e non solo, veramente pregiati. E eccolo, l'avrete riconosciuto, è il Cesare Damiano, che è stato un mitico ministro del lavoro, non mi ricordo in quale governo, qual era il governo? Era il secondo governo Prodi, ecco, non mi ricordavo se il primo o il secondo, ma che è sempre un protagonista, diciamo così, del dibattito politico, economico e sociale in Italia. Allora, ministro Damiano, tanto le qualifiche non passano mai, no? Come non passano mai. Così dicono. Così dicono. Allora, è presto fatta, perché tu fai giornalmente un sacco di interventi su questo, cioè c'è una grande preoccupazione, perché tra l'altro escono ancora da verificare, ma dei dati previsionali sull'economia europea e italiana in particolare, che insomma sono drammatici. Ho visto questo del PIL meno 9, meno 9,1, Germania meno 6, quelle altre meno 7. Ecco, l'impatto sull'occupazione che diventa questo braccio di ferro che c'è nell'Unione Europea, ma insomma, quali sono le emergenze principali e proprio, se puoi sintetizzarle, come andrebbero affrontate per dare anche un po' di sicurezza alle persone? Intanto ti ringrazio per l'invito, confermo, il mio staff è molto preparato, dell'Associazione Lavoro Welfare abbiamo anche un centro studi che esamina molti fattori dell'economia e ogni mese facciamo un rapporto sull'andamento. Infatti, ripeto, molto bene, molto bene. Una visione, diciamo, giorno per giorno dell'evoluzione di una situazione complessa. Allora, dovendo essere rapidi, chiari e sintetici, provo a dire due cose. La prima, evidente, l'abbiamo ormai capito tutti, che questa pandemia avrà degli effetti prolungati. Io lo dico, non illudiamoci sul fatto che c'è l'ora X, a partire dalla quale tutto torna come prima. Niente tornerà come prima. In secondo luogo, ci vorranno delle gradualità e delle accortezze, perché è molto probabile che non si potrà avere l'assembramento di persone di prima, le modalità di lavoro di prima, magari l'uso delle mascherine, dei guanti, delle protezioni, potrebbe essere prolungato o consigliato. Vedremo. Quindi io invito tutti alla prudenza. Quello che io combatto da sempre è l'estremismo, sia di chi vede tutto nero, sia di chi vede tutto chiaro. Non possiamo dire staremo chiusi in eterno, non si può dire apriamo domani mattina. Detto questo, il primo dato è quello dell'economia. È evidente che ci sarà un impatto drammatico. L'Italia è fra le più colpite. Tu hai citato un dato che confermo, una previsione, poi le previsioni troveranno un riscontro che può salire o scendere di mezzo punto, un punto, ma 9,1 punti in meno percentuali di prodotto interno lordo è quasi il doppio di quello che è capitato per quanto riguarda la crisi del 2008. Arrivammo almeno al 5 qualcosa, ricordo, meno esatto. 5 quindi, qualcosa. Il 9 è quasi il doppio. E questa è una prima considerazione. Noi siamo tra i fanalini di coda, forse peggio di noi potrà andare la Spagna, come sembra solito. La Grecia, l'unica esatto. È la Grecia, secondo queste quindi, previsioni. Detto questo, quando tu dici meno 9 di prodotto interno lordo, la seconda domanda che ti fai, ma che effetto avrà sull'occupazione, sulle imprese e sulle famiglie? Sarà un effetto pesante. Quindi quello che io dico è
Prima questione all'Europa, lo dico, e al governo, per quello che posso contare. Bisogna mettere i soldi nel sistema, si chiami esso impresa, famiglia, lavoratore, rapidamente. Questo mi sembra la prima questione, mettere rapidamente nelle tasche e nelle casse delle imprese le risorse, nelle tasche dei lavoratori, intendevo dire. Che significa questo? Significa che è ovvio che bisogna cambiare direzione di marcia. Le vecchie regole che hanno governato l'Europa, il rigorismo dei paesi del nord a guida tedesca, non va più bene. Oggi abbiamo sospeso Maastricht, io spero che si cancelli Maastricht, perché quelle regole non andavano bene, a mio avviso, prima, non possono andare bene adesso. Quindi ci vogliono i bazooka alla Mario Draghi. Non so fare le cifre, le conosciamo tutti, quindi immettere liquidità, ma farlo rapidamente. Mi fa piacere che l'annuncio del governo sia adesso 2 milioni di partite IVA di lavoratori autonomi avranno questi benedetti 600 che diventeranno 800 euro, diciamo, di risarcimento di fronte ad una crisi così pesante. Rimane la questione della cassa integrazione che dovrebbe arrivare a fine mese. Anche qui bisogna fare in modo che le pratiche siano veloci, veloci, che riguarderanno milioni di persone. Seconda considerazione. Non escludiamo nessuno. Io su questo ho esercitato pressioni molto forti, ho ricordato ad esempio degli ambienti che alle volte non comprendiamo bene. L'ambiente dello sport, per chi ama il calcio, la Serie A è quella dei multimilionari, dei giocatori ricchi. Ma se andiamo dietro le quinte, Serie B, Serie C, Serie D, ci sono questi professionisti o professionisti di fatto, che dir si voglia, che guadagnano poco, che a 35 anni non hanno più il mestiere e corrono il rischio di non avere né lavoro né pensione. Anche queste persone vanno soccorse, non parlo solo del mondo del calcio, parlo delle innumerevoli attività sportive, delle società con professionisti di serie B, C, D, della Lega, che riguarda le calciatrici femminili, ad esempio, le calciatrici né A né B hanno alcuna protezione. Quindi questi dimenticati vanno ricordati. Certo, poi, questi ed altri, non solo quelli del calcio, perché ci sono, ma hai fatto un esempio, no, però detto, molto calzante. Non solo quelli del calcio, ma delle attività sportive. Tutte le attività che rischiano di rimanere indietro. Poi ci sono altri dimenticati. Gli esodati, ce n'è ancora 6.000 che vagolano, non si sa bene. Allora approfittiamone per dare una risposta a queste persone. Un po' sotto silenzio il governo giustamente ha varato una riforma delle aliquote, ci sono i cosiddetti incapienti, quelli che guadagnano 8.000 euro all'anno, che non avranno nessun beneficio da questa revisione, perché guadagnando così poco non sono tassati, non dimentichiamolo. Non dimentichiamo, ci sono i pensionati a basso reddito, in più ci sono, sto facendo una battaglia, le colf e le badanti, sono 2 milioni di famiglie, 1,2 milioni è al nero, approfittiamone per tirarle in chiaro e proteggere anche chi lavora al nero, perché sono persone che non risultano, e 800.000 famiglie hanno colf e badanti regolari. Che cosa aspetta il governo a dare una risposta alle famiglie? Le famiglie in molti casi sono costrette a non avvalersi più di quel lavoro domestico, perché chiaramente sono in quarantena. Chi paga? Non c'è la prestazione, le dobbiamo licenziare per far prendere la NASPI, non sarebbe saggio dare anche a loro un rimborso, la cassa integrazione in deroga? Quindi, quello che io dico, velocità, non dimenticare nessuno, e soprattutto se dall'Europa viene un segnale, facciamo la cassa integrazione europea, bene, ma quel segnale non può essere che te la do e poi per qualche settimana, e poi quando è finita la cosiddetta emergenza la tolgo. No, la cassa integrazione dovrà durare almeno per tutto l'anno in termini straordinari, perché non ce la caviamo. Ecco, Cesare, l'altro punto che nei tuoi interventi ribatti è la continuità poi di queste. Non è che possono metti un tampone un mese e mezzo, no, cioè bisogna affrontare interventi, perché questa è una crisi che ci porteremo a lungo, insomma, prima di. E quindi
Vedi Giuseppe, io mi faccio una domanda molto semplice. Facciamo l'esempio, come vedi abbiamo tutti i capelli un po' più lunghi, non andiamo dal barbiere, sono chiusi, molto bene. Certo. No, ti stanno bene, è un sono tutto naif. Comunque, come vedi sono abbastanza cresciuti, molto bene. La barba te la fai perché hai il rasoio, eccetera, ma il capello è più difficile. Il giorno in cui riapriranno i barbieri, ma faranno il mestiere di prima, immediatamente, nel saloon del barbiere ci sarà 10 persone che stanno a chiacchierare fra di loro? Non è possibile, magari andrai a prenotazione, dovrà avere la mascherina, dovrà tagliare i capelli con i guanti, sono tutte domande che mi faccio, almeno per un periodo, perché non sappiamo esattamente se c'è questa ondata e poi ci può essere un ritorno, punto di domanda, stiamo vedendo quello che capita in Cina, cioè ci sono molti interrogativi, le aziende, penso alla FCA per parlare di una grande fabbrica automobilistica, quella che è sopravvissuta diciamo in Italia, ha fatto un accordo con i sindacati, cosa prevede? Ma ti misuro la febbre quando entri, perché se no non entri, magari ti faccio il tampone, magari lo estendo alla tua famiglia, e poi devo fare da un turno passare a due perché devo distanziare le persone, riconsiderare com'è il flusso della catena di montaggio, avere le mascherine, avere i guanti, avere i dispositivi igienizzanti, avere una rarefazione di presenze con turni diversi alla mensa, l'utilizzo dei bagni, l'utilizzo dei box per le pause, vuol dire riorganizzare, reingegnerizzare il lavoro, questo costa. Allora non possiamo pensare che è una tanto, diamo una mano una tanto, no, qui bisogna proprio riconsiderare il modello produttivo organizzativo e anche il modello di sviluppo. Senti, adesso si parla di questo secondo decreto del governo che dovrebbe stanziare, si parlava prima di 25 miliardi, sembra che saranno di più, secondo te sono sufficienti o come dice Cottarelli alla fine è necessario? Lui prevede che avremo un deficit dell'8-10%, siccome il 2 c'era già, uno deriva dal calo del PIL, 7 punti di PIL almeno bisogna mettere in campo come sostegno, insomma, che più o meno sono 120 miliardi, 130, occhi croce. Guarda, questa pandemia è uno tsunami. È uno tsunami, è partita come partita, dalla Cina è arrivata, noi siamo stati i primi colpiti. Bisogna sempre ricordare che pare che il paziente zero sia una cinese andata in un'azienda metalmeccanica tedesca che ha contagiato i tedeschi, i quali l'hanno importato in Italia. Ma al di là del fatto che dobbiamo constatare che il virus non ha confini, non ha colore di pelle, non ha religione, non obbedisce alle purtroppo regole negative dell'umanità secondo le quali per taluni se non hai la pelle del colore tuo no, non sei uno a prendere il virus, non guarda in faccia nessuno. Allora, noi abbiamo avuto l'onda d'urto, io spero che avendo dovuto, come si dice, inventare anche passo passo quello che dovevamo fare, questo sia di insegnamento ad altri paesi, mi pare che negli Stati Uniti, in Inghilterra non abbiano imparato molto, perché se penso a quello che diceva Trump, quello che diceva Boris Johnson soltanto poche settimane fa e poi i provvedimenti che hanno dovuto prendere, che sono radicalmente diversi da quello che si diceva all'inizio, anche questo mi fa un po' dire del livello della qualità della politica, gli statisti mi pare che non ci siano più. Dopodiché è evidente che noi abbiamo bisogno, come si dice, di fronteggiare una situazione che non è episodica, e che cambia proprio la natura dei rapporti, non solo sociali, ma anche di carattere economico. Io mi domando, possiamo andare avanti con un mondo che nel 2019 ha avuto la grande battaglia sulla compatibilità ambientale e nel 2020 ha la grande battaglia contro il virus nuovo e sconosciuto? Io credo che tutto questo ci debba far riflettere anche sul modello di sviluppo capitalistico attuale, basato su multinazionali, basato sulla finanza, che non regge più. Pensa, io studio molto i dossier, sto studiando i dossier dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ti fornisco alcuni dati. Il primo dato, secondo l'organizzazione, a livello mondiale
potremmo arrivare, nel caso più negativo, a 25 milioni di nuovi disoccupati, ma era una previsione di un mese fa che probabilmente è stata aggiornata. La seconda questione, 4 miliardi di persone, il 55% di coloro che abitano la Terra, perché siamo quasi a 8 miliardi, sì, non hanno tutele adeguate sotto il profilo del welfare e della salute. Cosa vuol dire questo? A rischio loro, a rischio tutti, perché certo, se non si governa a livello globale questa situazione, è evidente che c'è un grosso problema. Quindi dobbiamo, come si dice, fare un po' una rivoluzione culturale, mentale, di abitudini, di atteggiamenti, se vogliamo sconfiggere questo nemico insidioso ed invisibile. Allora, io lo ringrazio tanto Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro Welfare, già ministro appunto del lavoro del secondo governo Prodi. Ribadisco complimenti per il lavoro dell'associazione, perché i suoi report, le sue valutazioni sono sempre eccellenti, devo dire, ben documentate. Grazie mille, casomai ci riaggiorneremo. Ne vedremo le prossime mosse anche a livello di Unione Europea, e quindi io mi prenoto per ridisturbarti e fare il punto. Ringrazio. Quando avremo qualche ulteriore novità. Dico solo una cosa in una battuta finale. Ricordiamoci, rispondendo bene alla tua domanda, che noi siamo partiti con 3,6 miliardi di previsione di spesa, adesso abbiamo superato i 50 miliardi e sicuramente ha ragione Cottarelli, ci vorrà un'iniezione molto forte, e dico, non stiamo lì a calcolare le percentuali di debito, perché il debito siamo obbligati a sforare. A farlo in questo momento. Grazie mille a Cesare Damiano.